E allora si comincia, questa è Prato San Maurese. Lì ancora Mobilio che va centralmente da Ciccone, il movimento di Diallo è premiato. Ecco Diallo, conclusione! La palla si stacca sulla traversa! Che grande azione del Prato con Sheriff Diallo. Palle per Diallo, può andare Diallo, 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 Diallo! Di retro riesce a ribattere, l'occasione per il Prato. Chiama Sheriff Diallo. Risponde Giacomo Pinedo. Prova ad andare Aruna, limite dell'area. Aruna prova la battuta, la parata da parte di Bertini. Attenzione ad Aruna. Aruna tocca dentro Merlonghi. Ancora Merlonghi, si gira Merlonghi, tiro fuori. Mamma mia. Deviazione, deviazione, calcio d'angolo. Occasionissima per la San Maurese con Masini che innesca Bonandi. Bonandi area di rigore. Bonandi conclusione, la parata da parte di Bertini. E allora si riparte, questo è il secondo tempo di Prato San Maurese. Con Nizzoli, c'è il movimento di Mobilio, eccolo servito, Mobilio, ora di rigore, Mobilio, 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 palla fuori, mamma mia. Merlonghi, spalle alla porta, la palla è per Bonandi, Bonandi di tacco, Merlonghi, 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 conclusione. E poi Colombini si immola, decisivo Colombini. Va Bonandi, area di rigore, attenzione, Bonandi, il tocco dentro, Gaiola, calcio di rigore. Calcio di rigore, fallo di mano. Calcio di rigore, fallo di mano. Fallo di mano da parte di Diego Mobilio. Ammonito Mobilio e calcio di rigore. Tutto è pronto per la battuta di questo penalty. Parte Merlonghi. 3, 2, 1, il tiro, la rete. La rete, la rete. Ha segnato la San Maurese. La rete di Merlonghi che ha trovato l'angolo per superare Tommaso Bertini. E la San Maurese. Tanto ti interrompo perché c'è Diallo, 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 area di rigore, ancora Diallo, conclusione! Pietro disinnesca ancora. Ancora Merlonghi, Merlonghi, conclusione, palla fuori, mamma mia. Ancora Sciannamè, la mette Sciannamè, forte tesa, il colpo di testa, il palo di Mobilio, e poi la palla fuori. Che occasione per il Prato! Per il Prato con Mobilio, per Sciannamè, Mobilio di testa, la palla è per Renzi, Renzi, conclusione, Pietro riesce a deviare in qualche maniera, ma devia, batte Trovade, la battuta di Trovade, ribattuta, Mobilio, conclusione, palla fuori, la battuta di Nicoli, la palla dentro, colpo di testa, l'ha presa Pietro su Mobilio che si accentra, parte Mobilio, Mobilio prova la battuta, Pietro ancora, Pietro ancora. Uff, cela. Suggerimento è per Diallo. Vediamo se parte Diallo perché Benedetti è ammonito. E allora lo punta Diallo, 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 conclusione! Ha segnato la serie! Ha segnato la serie! E 1-1 quando Luca Vicenzio, il pareggio del Prato con Sheriff Diallo al minuto 28. La rete di Diallo che ha puntato Benedetti e poi ha superato Giacomo Pinedo. È 1-1 a Lungo Bisenzio. La palla è per Mobilio, attenzione, Mobilio prova ad inventare qualcosa, Mobilio, conclusione, Pietro ancora riesce ad intervenire e a disinnescare. Ancora Diallo, corpo a corpo con Zaghini, va Diallo di rigore, finisce a terra, non c'è niente. Non c'è niente per il direttore di gara. Palla che termina in fallo laterale. Attenzione, Trovade, punta l'avversario, ancora Trovade. Conclusione ribattuta, palla dentro nell'area, cela! Che poi va a prendere l'abbraccio della sua gente, l'abbraccio della curva, Matteo 27. Finita qua, finita qua. Adesso l'arbitro fischia la fine, il Prato supera la San Maurese per 2-1 in rimonta. Non mi rimane altro che ricordare l'andamento dei gol, vantaggio San Maurese grazie a Merlonghi sul calcio di rigore, la rimonta del Prato con Sheriff Diallo e con la rete decisiva di Zuf Cela.
Noi dobbiamo essere bravi ad andare avanti con questo spirito, stiamo costruendo qualcosa anche dentro lo spogliatoio dal punto di vista proprio dell'atteggiamento, della voglia di vincere le partite. Abbiamo già vinto anche altri generi di partite, quindi vuol dire che sicuramente dei risultati stanno arrivando. Adesso credo che anche qua con la vittoria di oggi, a livello di calendario, abbiamo fatto 10 punti in 4 partite, dando anche il pareggio di domenica comunque ha una valenza ancora maggiore, quindi siamo contenti. Abbiamo avuto delle difficoltà oggi, il Prato è partito forte, abbiamo perso tempo nel metterci delle situazioni, di adeguarci a delle situazioni dove ci creavano pericolo. Poi col passare del tempo abbiamo cercato di reagire, l'abbiamo fatto all'inizio del secondo tempo, poi nel momento in cui siamo andati in vantaggio ci siamo abbassati, siamo stati lenti nel reagire, abbiamo concesso situazioni dove sapevamo che ci potevano mettere in difficoltà e purtroppo non le abbiamo lette nella maniera giusta, siamo stati poco lucidi, poco reattivi, non rispondiamo agli stimoli della gara e quindi andiamo in difficoltà in questo momento.